Dalla Galassia vi consiglio di seguire Sfide Memorabili, che noi qua lo seguiamo e ci tiene tanta compagnia. Ciao ciao ragazzi, è il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Volevo ringraziare Sfide Memorabili per la meravigliosa intervista e soprattutto volevo consigliarvi di seguirli e assolutamente likeare tutti i suoi video. Ciao ciao! Ricordatevi di seguire Sfide Memorabili su tutti i loro canali, su Facebook, su Instagram, su Twitch, ovviamente anche su TikTok, perché pubblicano cose veramente interessantissime. Vuoi scoprire nuove storie? Vuoi trovare nuove avventure? Segui Sfide Memorabili. Ciao, seguite Sfide Memorabili. Ciao, seguite Sfide Memorabili. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, vi invito tutti quanti a seguire il profilo di Sfide Memorabili perché ci sarà da divertirsi. Vi invito a cliccare adesso e ci vediamo. Ciao faccia da nerd, ben rivisti tutti quanti e sono qua per ricordarvi di mettere un like, un piace o qualsiasi cosa che piace a voi, Sfide Memorabili. Perché? Perché si parla di videogiochi, si parla di cosplay, si parla di sfide. Sai, si parla di sfide. Per cui, perché non mettere un like a una sfida? Cosa vi manca? Sfidatevi! Like a voi! Ciao ragazzi, ciao ragazze! Se vi è piaciuto questo contenuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, Twitch e su tutti i social di Sfide Memorabili e mettete un clic sulla campanella per rimanere aggiornati con tutti i nuovi video e i contenuti del nostro canale preferito. Ciao! Seguite Sfide Memorabili. Ciao a tutti, seguite Sfide Memorabili, una pagina nerd che piace a noi, proprio noi che siamo dei nerd, quindi, e non solo cose nerd, anche cosplayer, quindi contenuti sempre aggiornati e appunto sul mondo nerd e cosplay e molto altro, anche videogiochi. Seguitela, seguite Sfide Memorabili. Ciao ragazzi, volete seguire una pagina un po' diversa dal solito con interviste divertenti? Seguite Sfide Memorabili, mi raccomando. Buonasera ragazzi, qui Brazumaki Kos Lisa Ciammue. vi invitiamo a seguire la pagina per Sfide Memorabili. nuove interviste. Seguite il canale di Sfide Memorabili, mi raccomando. Seguite la pagina di Sfide Memorabili, altrimenti verrà Arles. Sì, e vengo a salutarvi la sera e vi vengo a dare la buonanotte io poi. Ok? Quindi seguite la pagina. Mi raccomando, e che Atena vi protegga sempre. Ciao amici, seguite Sfide Memorabili. Ciao ragazzi, mi raccomando, seguite la pagina di Sfide Memorabili e rimanete aggiornati sulle novità di questa fantastica pagina. Patetici mortali, seguite Sfide Memorabili. Ciao a tutti ragazzi, io sono Valentina, alias Godness of Chaos, e vi invito tantissimo a seguire questo fanciullo qui, ovvero Sfide Memorabili, perché è una persona fantastica. E niente, mi raccomando, seguitelo perché tra poco è già uscita su Twitch e domani sera alle 20 uscirà la mia intervista, quindi forza ragazzi, seguite tutti. Non so che altro fare. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video intervista al fotografo dei cosplayer. Di solito dico intervista al cosplayer, però questa volta non è un cosplay, ma sono due fotografi dei cosplayer. Fabio e Nadia. Ciao! Allora, io di solito inizio una battuta nei miei video, quindi non vedo perché dovrei esentarvi da tale disgusto, di imbarazzo e la consapevolezza di stare con un coglione. Allora, Siamo in buona compagnia allora. questa battuta la faccio a tutti, quindi praticamente se non avete visto i miei video, non sapete la risposta. Se l'avete visto, sapete la mia risposta, ma fate finta di no. Sapete come si vota il miglior cosplayer? No. No. Con voto unanime. Dai, io esco. Bella. Dato che mi hanno detto che faccio troppe volte questa battuta, quindi
faccio anche una seconda battuta giusto per dare il colpo di grazia, capito? Dai. Sapete come si chiamano? Come si chiama il sedere degli eschimesi? No. No. I glutei. No. Cioè, che squallore stasera, mamma mia. Cioè, sfide come cadute in basso. Da sfide memorabili. A fine memorabile. Dai, perlomeno, perlomeno la fine fatemela fare memorabile, non schifosa. Ok, dai. Iniziamo un po' con la versione seria del video. Vi faccio la solita domanda che faccio a tutti per far prendere il ritmo di domanda risposta. Okay. Che tempo che fa? Date che siete due di voi, due meteo. Qua fa bene. Fa caldo. Ok. Da qui fa caldo, da qui fa freddo? No, no, fa sempre caldo. Fa sempre caldo, ah, cioè. Ok. E da te? Da morì. Sto vestito nero, quindi praticamente è Caronte qui. Oh, wow. Allora, una sera, un piccolo saluto. Allora, nome d'arte. NV Digital Art. E il mio nome è Nadia. Io sono Fabio Fasciana e siamo sempre nel team di NV Digital Art. Quindi questo qui è Fabio e questa qui è Nadia. Del gruppo, sì, pagina, so, attività, quel che sia. Scusa, non ti abbiamo sentito? Ho detto, qui abbiamo Fabio, qui abbiamo Nadia. Del gruppo, pagina, attività, quel che sia, chiamata? Allora, il team è NV Digital Art. Ok. E potete trovare sia me che lei, a me invece, su fabiofasciana.pa. Ok. Io di solito chiedo anche l'età, però qui non so se mi posso permettere di chiedere l'età, poi, perché un 50% posso e un 50% non posso, per galanteria. Però dato che stasera sono scostumato, non me ne frega un cazzo e vi chiedo l'età. Ma la galanteria è verso di me, giusto? Vabbè, se hai quella tendenza, sono cazzi tuoi. Io ho 36 anni, allora. Ok. Io 35? 32. Ok, 32 e 35, ok. 91? Sì. Prima o dopo maggio? Prima. Ah, cazzo, è più vecchia di me. Allora sei più piccino. Eh sì. Mi vuoi coccolare? No, 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 era per dire. Allora, iniziamo veramente con le domande serie, ok? Perché non vi chiedo di dove siete, perché lei non ho capito di dov'è, quindi non mi voglio impegnare a capire. Sono tutti e due di Torino. Non mi voglio impegnare, quindi no. Va bene. No, che mezza austriaca, ungara, non ho capito che cosa, quindi. Olandese. Ah, visto olandese. Tra un po' è Lussemburgo, vabbè, mi sta prendendo un po' per i fondelli. Vabbè. Ok. Allora, fotografi dei cosplay. Come iniziare questa attività, questa passione? Vabbè, allora, io ho iniziato 8 anni fa e non ho iniziato subito come fotografa di cosplayer, ho iniziato come fotografa fantasy, perché io sono sempre stata amante del fantasy. Che significa fotografa del fantasy? Nel senso che creavo shooting a tema fantasy, fiabesco. Ok. Quindi non proprio cosplayer, quindi non anime, manga, però che ne so, fate, sirene... Signore degli Anelli, sì. Questa roba qui. Ma sì, neanche, perché non era proprio a tema, era semplicemente un fantasy generale. Poi dopo mi sono più specializzata poi nelle favole Disney, poi Epic Fantasy, fino ad arrivare ad oggi che facciamo anche fiere proprio di cosplayer. Ciao Ken!
un piccolo saluto, scusatemi. E quindi io ho iniziato così. E poi invece 3 anni fa abbiamo con io e la mia collega, che questa sera non c'è, ma lei è la make-up artist, quindi con lei che trucca i vari modelli, i vari clienti, abbiamo conosciuto insieme Fabio e ci siamo uniti perché abbiamo tutti e tre la stessa passione, quindi adesso siamo un team unico. Ah, quindi il... mi sono dimenticato il nome dell'attività. NV, va bene, NV. Nevi? NV, che sarebbe Nadia e Vittoria, era, perché okay. Vittoria è la... quindi NV. Ok, Nevi. Nevi. Quindi significa che siete in 3? Siamo in 3. Quindi io stasera non ho il terzo personaggio. No, esatto. Ma la sera lei lavora perché fa anche un altro lavoro, quindi non ci sarebbe stata, faccio io le sue veci. Vabbè, l'importante è che non fai con la F, quindi va bene. No, infatti, l'ho detto bene con la V. Ok, quindi 8 anni fa l'idea è partita da te. Sì. Ok. E Fabio come l'avete beccato? Fabio mi ha scritto su Instagram vedendo delle mie foto, dicendo che facevo delle belle foto e se potevo dargli una mano, essendo che anche lui interessava fotografare, e mi ha detto che lui era anche un social media manager. Gli ho detto ok, va bene, io ti do una mano, ma tu mi devi aiutare invece a salire sui social, in quanto io non è che sia proprio brava in quel campo. E allora così ci siamo conosciuti, ci siamo messi d'accordo. E poi niente, ci siamo subito trovati perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda su tutti i progetti e alla fine siamo diventati un team a tutti gli effetti. Questa è la mia versione, poi penso sia uguale la tua, però sì. Quindi, diciamo, se che... vuoi smentire qualcosa, questa è l'occasione. Smento tutto. ha mentito, non è vero. No, ci siamo trovati subito, ma anche perché abbiamo proprio delle passioni in comune tutti e tre, e quindi è proprio divertente anche fare questi tipi di shooting fotografici. Bello. C'è le risate insieme ai clienti, c'è il momento dello scatto, che quindi va tutto su il giocare. Ed è fantastico questo, proprio perché ci divertiamo, perché oltre ovviamente a fare cosplay, come ha detto Nadia prima, noi facciamo una serie di foto, non solo cosplay. E quindi riuscire ad arrivare al cuore del cliente anche è bellissimo. Sì, poi l'altra cosa bella è che incontri un sacco di personaggi proprio di anime e manga che io ad esempio non conoscevo, e che quindi oddio devo riprendere un manga perché devo leggerlo perché non so che manga, quindi è carino anche quello, perché comunque ti fa un po' una cultura anche su quel mondo. Quindi praticamente la terza che non c'è è una make up. Sì, esatto. È una make up, okay. Artist. Ok, poi Fabio sei? Io faccio sia social media che fotografo. Nadia? Io sono fotografa e fotomanipolatrice. Ok. Ragionando così, che ognuno di voi ha un ruolo, ha un compito, ha una professionalità, ci vorrebbe anche un quarto. Dipende, tipo un videomaker? Vabbè, videomaker, per quello che ho visto, riuscite meglio voi che un videomaker. Grazie. Perché per quello che ho visto, tipo 2 minuti fa, con Baywatch, è abbastanza fatto bene. Domani c'è il nuovo reel su Barbie che abbiamo fatto, guardati anche quello, te l'assicuro che è veramente carino. Anche perché gli altri reel che ho visto, tipo quando cercate una location, quando cercate la posa migliore, comunque la creazione di video non comporta una necessità di un professionista. Mm-hmm. Quindi il videomaker secondo me è un po' sprecato, solamente per scaricarvi un po' di fatiche magari, però alla fin fine un videomaker o un barbone sotto alla stazione è la stessa cosa. Oddio, no, dipende, cioè dipende per cosa, cioè finché per noi un conto, se io devo fare un video per i clienti è meglio che lo sappia fare un
Benissimo, sì, per noi va bene, ma perché noi un po' di base la sappiamo, perché un pelo l'abbiamo studiato. Però invece per i clienti noi non siamo videomaker, chiamate un professionista, cioè quello sì. Ah, ho capito, quindi dici tu per avere un pacchetto completo, un servizio completo, necessitate di un videomaker. Sì, che in realtà adesso forse l'abbiamo anche poi trovato, però ancora lì, adesso vediamo. Ok. Quindi l'attività è vecchia di 8 anni. Oddio, sì. Però in 8 anni, aspetta, tu 8 anni, quindi Fabio da quanto tempo sei con loro? 3 anni. 3 anni, quindi in 3 anni... Che vi è successo di bello o di brutto che volete raccontare? Personalmente, allora, di brutto direi nulla, perché è stato tutta una crescita da 3 anni a questa parte. Perché noi siamo partiti, allora, il mio profilo aveva 300 follower e quello di Nadia 400 forse. E adesso siamo andati in salita e in 3 anni io sono arrivato a quasi 2100 follower e Nadia quasi 1600. Abbiamo avuto un incremento sostanziale anche di persone che ci hanno contattato per fare degli shooting fotografici, quindi c'è stato proprio un marketing dietro e uno studio della fidelizzazione anche del cliente. Quindi di brutto ti direi proprio nulla, di bello tanto. Sì, poi abbiamo avuto adesso anche un sacco di collaborazioni con altri artisti e quindi piano piano, dai, stiamo salendo e... Vabbè, quello l'importante è andare piano e crescente. Esatto. Perché altrimenti se è troppo veloce la crescita, la discesa è ancora più veloce. Esatto. No, noi piano piano continuiamo a salire. Piano piano, 4-4. Sì, diciamo che forse l'unica cosa negativa che posso dire è il fatto che per lavorare con delle aziende piuttosto che con delle agenzie, eccetera, ti richiedono il numero di follower. Devi avere almeno 10.000 follower, altrimenti non ti calcolano. Non ti calcolano. E questa forse è l'unica nota negativa, ma non per noi due come team, cioè noi tre come team, ma proprio per una questione di social. Sì, ti confermo, perché comunque ho avuto io anch'io esperienze passate con una candidatura, con una proposta che non hanno visto ciò che io faccio, ma hanno visto i numeri che faccio. Esatto, io per dirti, io ho un engagement positivo del più 8%, Nadia del 12%, lo monitorò praticamente ogni giorno per vedere che sia tutto a posto, ho un impression di quasi 35.000 persone e questo però alle aziende non interessa, perché l'unica cosa che interessa è vedere i 10.000 follower. La pagina iniziale. Esatto, è la copertina. Esatto. Che è quelli... Io quello che dico è... Potresti pure che fai zero. Cioè, esatto. Fai 1%, giusto per... Che altrimenti la pagina è morta. Però 1% a loro... cioè, non se ne fregano. Basta che la copertina, la pagina iniziale, la facciata, è da boom. Esatto. Ok. Io speravo in qualcosa di brutto da raccontare, però mi avete un po' deluso. Questa è una cosa brutta da raccontare. E non ce l'ho una cosa brutta da raccontare. Di solito se chiedo questa cosa, vabbè, se lo chiede ai cosplay mi raccontano delle cose successe in fiera. Se lo chiedo ad un fotografo, di solito mi racconta che un cliente o magari un qualcun altro si è incazzato per delle foto e non riuscite bene. No, per fortuna non mi è mai successa questa cosa, quindi sono sempre stati soddisfatti, quindi sono contenta, anche perché io do il meglio di me stessa quando devo dare un prodotto e quindi le faccio bene le cose, perciò no, quello non mi è mai successo per fortuna.
Magari che qualche cliente arrivasse un po' in ritardo, ma questa è proprio la cosa. Che significa che il cliente è arrivato in ritardo? Che magari l'appuntamento era, ti dico, alle 2 e poi fino alle 4 o alle 5 non arriva e magari avevamo il cliente successivo e avevamo un po' un casino, ma questo forse è l'unica cosa proprio negativa, se possiamo chiamarla negativa, che può succedere, cioè che c'è successo. L'accavalamento degli appuntamenti, succede a chiunque, qualsiasi lavoro. Sì, oppure, però neanche, non so se ti può interessare, oppure il fatto che cancellano all'ultimo uno shooting, sì, cioè nel senso, wow, magari... Cancellare un appuntamento 10 minuti prima. Ti dico, no, sì, anche la sera prima per la mattina dopo, ecco, quella è una cosa che non... No, cioè, a meno che proprio non succeda qualcosa di grave, ok, per carità. Un 12 ore di preavviso, qual è il problema? Esatto, qual è il problema? Hai solo fatto, hai preso tutto, hai fatto tutto, qual è il problema? Più che altro qual è il problema? È che io magari quel giorno potevo mettere un altro cliente, adesso non lo posso più mettere, cioè... Io ho perso una giornata. Ah, questo sì. Questo sì. È anche vero. Vabbè, recuperi facendo dei video tipo Baywatch e sei a posto. Sì, per carità, sempre da post produrre, eccetera, però sai, vabbè. Però questa è la cosa forse più negativa che c'è, almeno c'è successo, non c'è successo nient'altro. Esatto. Siamo un po' noiosi allora. Sì, infatti. Cercavo qualcosa di più attivo, di più pimpante. No. Che tristezza. No. questa è più tristezza delle mie battute. Accidenti. Più tristezza di Barbie. Avete collaborato con qualche cosplayer di... Non dico di alto rango, però di un nome... Allora, cosplayer ne abbiamo visti tantissimi, di persone famose, ti possiamo dire Arianna Craviotto, con cui abbiamo avuto delle collaborazioni, il ragazzo nerd. Poi anche il gruppo di The Heroes. Fabrizio Ale ovunque. È come il prezzemolo, cioè se ora lo contatto e dico senti sto parlando di te, all'improvviso lo vedi che compare da qualche parte, cioè, lo vedi proprio qui nella finestrina di fianco a me, cioè fa proprio così, qua è ovunque Fabrizio Ala, mi fa paura, ho paura di Ala, sì questo è vero. Quindi avete fatto anche delle foto al gruppo The Hero? Ditemi di sì, per favore. Ad alcuni cosplayer sì. Abbiamo fatto allora The Punisher, okay, che è la new entry dei The Hero. E non ho fatto propriamente uno scatto, ma ovviamente ci sentiamo spesso con Eva. Aspetta, Eva sarebbe Cristina Abati. Ah, ok, sì. Eva sì. Ela. Ela, sì, quella lì vestita di verde. No, perché avevo capito Eva come, che ne so, Eva, il peccato originale. Ok, era. Ok, la bionda Cristina. Sì. Ok. No, a me mi fa ridere perché con chiunque parlo, tutti quanti conoscono Fabrizio Ala. Cioè, ma che cos'è? Ma è più famoso del Covid tra poco. alla fine c'ha comunque il suo charme. Ha creato comunque un... Non dico, sì, un gruppo cosplay ha fatto una scuola, quindi sì, è normale che, esatto, è normale che lo si conosca. Sarebbe strano non conoscerlo. È giusto. Avete collaborato con qualche fiera? Sì. Adesso l'ultima è stata la festa dell'unicorno.
E poi abbiamo collaborato con Monza Comics, quella dei supereroi. Poi abbiamo scattato a Rimini. Ovviamente non scendete a Napoli per il Comic Con, no, pare brutto. Quest'anno, se riusciamo, sì. Allora, io sì, quasi sicuramente ci sarò al Romix. Ok. E da lì poi io devo andare poi giù in Puglia, quindi faccio la scappata e poi vado giù. E al Comic Con non lo so ancora, anche perché dobbiamo vedere bene le date, che non ci combacino magari con dei matrimoni o quant'altro. Ok. Abbiamo... Ma se tutto va bene andiamo al Comic Con olandese. Preferisco quello napoletano, scusami. Ma anche quello olandese. No, la napoletana, è meglio l'azzurro che quell'arancione olandese. Okay. E già che ci sono, ti chiedo, che giorni sono il Comic Con Napoli? Di solito è sempre a cavallo con il primo maggio. Ah, allora, okay. Può essere che veniamo giù. Di solito è sempre alla finitura di aprile, perché fanno sempre con a cavallo con la festa della liberazione il primo aprile. Ah, okay. Fanno sempre così, poi dipende dai giorni, perché sono sempre quattro, però bisogna vedere quali giorni riescono a distribuire. Okay. Che lo fanno sempre con il primo maggio, però a cavallo con la domenica. Ok. Quindi bisogna vedere quando capita quest'anno. Ok, abbiamo parlato un po' così senza guardare come sono le immagini. Andiamo a vedere un po' le vostre opere. Ok. Anche se io ho messo un po' sbagliato, perché ora mettendo l'immagine io scompaio. Ok, sono scomparso. E noi ti vediamo. Noi ti vediamo. Voi sì, però le persone... Ah, nella diretta, dici? Sì, le persone non mi vedono. Però, ok, più o meno sono qui, ok. Le mani si vedono, perfetto. Vabbè, l'importante siete voi. Si vedono i diti? Sì, si vedono. L'importante siete voi. Ok, allora. Ho caricato 5 immagini. 5. Ok, si vedono. Okay. 5. Okay. Anzi, 6. 5 più 1 a 6, perché l'ultima non l'avevo calcolata. Ho caricato 6 immagini, così da mostrare un po' la vostra bravura, la vostra mano d'opera. Ok, la prima foto che andiamo a vedere è questa qui. Mi sono dimenticato come si chiama. Belle. Vestita azzurra, belle, sì. Belle. Esatto. Belle. Ok, raccontatemi un po' questa foto. Allora, praticamente questa foto l'abbiamo scattata per un progetto che ci avevano chiesto, perché noi abbiamo collaborato insieme a un altro ragazzo, un altro artista che faceva dei murales, e per il Parco Nazionale dell'Abruzzo abbiamo deciso di creare questo progetto dove univamo degli animali del parco a delle favole, e quindi tra gli animali c'era l'orso. E l'orso l'abbiamo unito alla Bella e la Bestia, e quindi abbiamo fatto degli scatti a tema Bella e la Bestia, così che poi dal mio scatto questo ragazzo prendesse la foto e ricreasse tutto un murales nelle vecchie cabine elettriche. Ognuna di queste cabine erano in vari paesi dell'Abruzzo che c'entravano con il parco, e quindi questo è una di quelle foto scattate per questo progetto. La persona fotografata chi è? Si chiama Deborah Pesce ed è una ragazza, una modella, un'attrice che abbiamo conosciuto tramite Fabio, perché Fabio scatta anche a degli eventi teatrali. E lei faceva parte, ci serviva una ragazza che interpretasse Belle, e lei ci sembrava giusta per interpretare appunto Belle. Domanda un po' fondamentale, mi affaccio così fa vedere che io parlo, che non è una voce fuori campo. No, perché per chi mi sta guardando vede che io mi affaccio ogni tanto. La posa la scegliete voi o la cosplayer? Noi.
Cioè, noi. Cioè, ti ha escluso Fabio, ha detto io. Ma perché questo lo scatto l'ho fatto io, per quello mi è venuto da dire io, però no. No, perché allora c'è sempre da dire che quando ci sono gli eventi noi ci suddividiamo i compiti. Nadia è la prima fotografa, io poi sono il secondo fotografo, quindi il principale è Nadia. Poi quando facciamo gli eventi ci dividiamo, quindi lei scatta a dei cosplayer e io agli altri. Ma se abbiamo degli shooting fotografici creati ad hoc, siamo tutte e due che scattiamo in angolazioni diverse, però come prima fotografa è sempre Nadia. Ah, ho capito. Quindi se la foto non viene bene è colpa di Nadia. Ok, praticamente si è un po' tolto le responsabilità, no. Sì, sì. Fabio. No, no, no. No, assolutamente è che... no, perché se a me viene bene, a lui no, c'è un problema, ma non è mio. No, nel senso che poi Nadia, quando andiamo a prendere le... andiamo a vedere le fotografie, guarda le varie angolazioni. Ovvio che se poi è venuta meglio magari una mia foto rispetto a una sua angolazione, si usa la mia foto. Però... solo per questo motivo è un po' come nei matrimoni Nadia si suddivide il compito che va con gli sposi, io invece vado dagli invitati, quindi ci sono sempre più angolazioni, okay, di ripresa. Ok, passiamo alla prossima foto. Ok, la seconda è questa qui tutta bianca che non so chi sia. Mi verrebbe da dire 2B, però non credo che sia quello. Quindi chi è? questa qua era Clarissa. Non so chi sia, quindi... Allora, aspetta che ti dico anche il suo personaggio, che è Antarcite, se non mi ricordo male. Aspetta che te lo dico subito perché... Antarctricite. E te mi dirai, ne so quanto prima. Ok, mi perseguiterà questo nome, lo so. Allora, che fa parte di Usuke no Kumi. Però la pronuncia non è delle migliori. Vabbè, noi siamo italiani, quindi va bene così. Ok, che mi raccontate su questa foto? Praticamente questo shooting l'abbiamo scattato a Rimini Comics. E noi per alcuni eventi creiamo dei giochi dove la gente deve partecipare, poi il vincitore può vincere un nostro shooting e lei è stata la vincitrice di questo gioco che abbiamo fatto e niente, ha portato questo personaggio e boom, e l'abbiamo scattato. C'è tanto da dire. Poi, quale foto le hai fatto vedere? Quella lì? È quella che è sul mure. Quella sul muretto. A me qua carica lentamente, sì. Ah, ok, quella lì, ok. E niente, c'era questo posto carino, ancora non preso d'assalto dai fotografi quel giorno. E abbiamo scattato lì, lei ci ha più o meno raccontato com'era il suo personaggio, perché ovviamente noi non è che sappiamo tutti i personaggi di tutti i manga, di tutti gli anime. Allora ci siamo fatti raccontare il suo personaggio e in base a quello abbiamo creato delle pose e delle espressioni per il suo personaggio. E questo è uno scatto di ritratto semplice. Ok. Tu lo sai che non so che significa fotoritratto, quindi... Scusami, che differenza c'è tra una foto normale che faccio col cellulare, con la macchina fotografica, e un ritratto? Vabbè, dipende, il ritratto tu stai facendo una foto a una persona. Ok. Che si mette in una determinata posa, okay? Perché se io faccio la foto a una persona che magari passa così, io sto facendo reportage, quindi catturo il momento, quel momento lì. Invece se io metto in posa una persona eccetera, sto facendo una foto di ritratto alla persona. Ah, quindi quando io sto alle fiere dico scusa una foto e quella si mette in posa, sto facendo un ritratto? Stai facendo un ritratto. Ok.
Ma io le differenzio perché io faccio fotomanipolazione, quindi io ho queste due categorie quando faccio le foto, foto di ritratto, perché sono ritrattista, e foto manipolazione, questa è una foto semplice di ritratto, perché poi quindi io imposto... anche quella di prima, no, di Belle, era un ritratto? Era un semplice ritratto, sì. Ok, quindi praticamente tutte le foto sono ritratto, perché le, i cosplay si mettono tutti quanti in posa. In quel caso lì sì, sono ritratti. Sono ignorante nella cosa, però ragiono, capito? Ok, vediamo un po' l'altra foto che deve, su- deve venire dopo di questa. Ossia... un angelo, non lo so. Ah, questo è Destiny. Qua eravamo okay, al Novacon. Ok. Quindi raccontalo te, dai. Qua praticamente, allora, prima di, che arrivasse la, la cosplayer, ci siamo fatti un giro un attimino della fiera per capire dove poter andare a scattare, anche perché una cosa che ci preme fare a noi è sempre andare alla ricerca della location più adatta al tipo di servizio fotografico che dobbiamo fare. Non scattiamo mai così all'improvviso, all'impazzata, ma proprio perché ci piace andare a ricercare il posto esatto. In questo caso qua, quello che state vedendo è una fotomanipolazione. Poi abbiamo fatto anche, anche in questo caso della ritrattistica, e qua siamo andati praticamente alla ricerca, perché abbiamo visto poi dei punti un po' gotici, ed era un vecchio... stazione militare, non mi ricordo come si chiama in... esattamente, che era dato proprio all'abbandono, e noi siamo entrati dentro una sorta di urbex, per farti capire, e abbiamo fatto questi tipi di scatti fotografici un pochettino gotici. E poi in questo caso la ragazza ci ha chiesto cosa avrebbe voluto avere nella fotografia per quello che era il suo personaggio, e Nadia è andata a ricreargli appunto le ali dell'angelo a effetto neon, la spada, l'effetto fumo, però il bagliore della luce era proprio una porta da dove entrava proprio la luce, poi ovviamente noi l'abbiamo solo un po' accentuata in post-produzione, però sostanzialmente era già presente. Anche il pavimento ricreato. Questa è quella lì, questo personaggio qui è quello del video che vi ho raccontato prima, che è entrato in questa... Esatto. Di, ok, quindi praticamente... Praticamente il pavimento non è così, era tutto scassato. No, era esatto. Tutto scassato, sì. A me non piaceva, mi dava fastidio e quindi l'ho ricreato, perché poi sono andata a vedere il suo personaggio, sono andata a vedere alcune immagini, ho visto che in alcune immagini c'era la scacchiera anche sui muri, ma sui muri non mi dava fastidio che non ci fosse, allora l'ho ricreato per terra. Mi piaceva di più. Quindi praticamente si può dire che tra un po' non esiste nemmeno più il cosplay che sia originale. È tutto troppo modificato, no? In questo caso io non vado mai a toccare, almeno che non mi chiedono, i costumi, le cose, quelle, il loro trucco eccetera, almeno che non me lo chiedono loro, che devo andarlo a toccare in post-produzione, io non lo tocco, perché quello è il personaggio che loro si sono portati. Però la location, quando non c'è e mi chiedono di creare una location apposta per il personaggio, sì, quello io lo ritocco, io li ricreo proprio completamente da zero a volte. In questo caso no, in questo caso infatti è una semi manipolata, io sono solo andata ad aggiungere alcuni dettagli, ma forse ne abbiamo anche passati, ci sono proprio delle foto dove io creo dal nulla tutto un paesaggio. E questo tipo di foto così manipolate, cambiate, modificate, sono ben volute? E certo, ma anzi, vanno benissimo proprio per i cosplayer, perché tu stai creando un personaggio di una saga principalmente fantasy che è all'interno di un mondo fantasy, e quindi se dietro c'è una pianta... Sì, bello il tuo costume, però per me la foto non è completa, secondo me deve esserci tutto. E io so ricreare il mondo in cui loro, in cui il personaggio vive, ad esempio. Quindi per me la foto in quel caso è completa.
Ok, passiamo alla prossima foto. La prossima è questa qui di Elsa. Questa la conosco, che cazzo. Cioè, è una principessa Disney, pure che non la conosco. Ok, qualcosa da dirmi che mi faccia rimanere scioccato su questa foto? Aspetta, perché io da qui non riesco a vedere quella lì che ha. È quella con il ghiaccio, esatto. Ghiaccio, ok, abbiamo scelto questa. Allora, praticamente questa ragazza, anche lei è una cosplayer ed è diventata una nostra cliente affezionata. E quindi adesso ci chiama in continuazione per fare shooting, perché lei si prende ovviamente vari costumi e vuole i nostri shooting. E spostati un po' più di qua, perché sei troppo coperta. Esatto, perfetto. Ok, e niente, questo è stato il primo shooting che abbiamo scattato con lei, e lei aveva il cosplay della principessa della regina Elsa, e niente, questo è uno scatto di un book fotografico, ce ne sono altri dove la foto è più manipolata rispetto a questa. Questa è di nuovo una semi manipolazione, perché io in post produzione sono andata ad aggiungere solo il cristallo e le foglie che giravano intorno a lei, mentre invece lo sfondo che c'è dietro è lo sfondo che abbiamo noi qua, che qua noi siamo pieni di boschi. E quindi questo è il trucco, l'ha fatto Vittoria, che adesso non c'è perché lei è venuta da noi in studio questa volta, quindi non eravamo in nessuna fiera a fare questi scatti, quindi il trucco è opera di Vittoria e lo scatto è stato nostro, mio e di Fabio, e poi io in post-produzione sono andata ad aggiungere appunto gli effetti speciali. Ah, ecco la cosa scioccante, il ghiaccio non è vero, è modificato. Ghiaccio modificato, sì, sì, sì. E io che pensavo che perlomeno le foglie erano vere, quando pare no. No, in questo caso no, non erano vere. E non era neanche autunno, ma era estate. E io ho cambiato i colori ovviamente in post, perché in Frozen 2, perché lei ha portato il cosplay di Frozen 2, e loro sono in autunno. Ma a me mi fai bello, snello e Hulk. Sì, lo posso fare. Ma che, cioè, va bene. Se vuoi, sì. Ok, vediamo la prossima. Chi è poi questa cosplay? Chi? Deborah. Si chiama The Blonde Girl, cioè il suo nickname, il suo nome d'arte. Vabbè. Deborah, ok. Non mai conosciuta. Lei c'è tanto, lei è proprio una cosplayer che gira parecchie fiere. Gira parecchie fiere, sì. Sì, sì. Ok, vediamo la prossima foto. E arriva questo maschietto che non mi ricordo che cos'è. Ma questo è Nicola. Poi. Ah, Nicola. Ma ok, il personaggio che si chiama Nicola o... No, Nicola lui. È lui. Ah, ok. Il personaggio si chiama Fujimoto. Ed è il papà di Ponyo del film Ghibli, Ponyo sulla scogliera. E lui è lo stregone. Non l'hai mai visto. Devi guardarti i film dello studio Ghibli. È un po' d'obbligo. Studio Ghibli, forse mi sono visto Il Castello Errante. Ok. E questo è bello come Castello Errante di Hall. Castello Errante. Paprika è di Ghibli. Quale? Paprika? No. Princess Mononoke. La città incantata. Mani, i misteri del labirinto. È del studio Ghibli. No, mi pare di no. Vabbè, fa niente. Solo Castello Errante, va bene. Ok, a quando pare sì. Questo è appunto del film d'animazione che si chiama Ponyo, e il personaggio che lui ha interpretato è appunto il papà della protagonista, che sarebbe uno stregone dei mari. E anche questo ragazzo, Nicola,
Lui è anche lui un cosplayer. Oltre ad essere cosplayer, lui fa proprio dei trucchi teatrali, fa dei prospetti e tutte queste cose qua. Ok, la domanda fondamentale su questa foto. Cosa è rimasto vero? Qui vedo tutto modificato. Secondo me nemmeno la faccia che è vera. La faccia è vera e anche il corpo. Il corpo, il vestito, la faccia è vera. I capelli e lo sfondo, i pesciolini e il pesce gatti, no, quelli sono, li ho messi io. Ok. Anche il libro è vero. Penso anche che... Anche il libro è vero, sì. Allora... Il corpo non è che lo vedo tanto non modificato. La mano è... Vabbè, sì, più o meno sì, si vede che è reale. La faccia, ok, penso che è la sua, perché... La sua? Ha dei tratti umani. Ma tutto è modificato, quindi significa che il 90% della foto non esiste. Sì, lui era su una sedia con sfondo bianco dietro. E a lui piace tutta questa modifica. Sì, ce l'ha chiesto lui. Lui mi ha proprio portato, perché poi, tra l'altro, questa foto io ho dovuto ricrearla da un'illustrazione, ok? Farla più simile possibile. Quindi lui mi ha portato l'illustrazione dicendo io voglio essere messo in questa posa con tutte queste modifiche che c'erano nell'illustrazione. E allora ho detto sì, va bene, facciamolo. Anzi, è stato anche bello, per me è stata anche una sfida, soprattutto ricrearle i capelli, perché lui ha i capelli rossi, ma lui li ha corti. E io ho dovuto ricreare tutta questa chioma, e quindi è stata abbastanza una sfida anche per me stessa, perché non l'avevo mai fatto, e sono abbastanza fiera. Ok, ok, vediamo l'ultima foto. Ok, devo un attimo modificare, altrimenti non si vede nulla, vabbè... È un po' così. Perché avevo detto di mandarmi o verticale o orizzontale. Ma questa è stata quella dell'ultimo secondo. Lo so. Questa l'ho finita ieri sera di produrla, di farla, quindi c'era prima. Ok, sono ritornato in visione. Nadia si è tolta la cam. Aspetta, ok, adesso dovrebbe... Ok, perfetto. Mi sono persa la cam. Ok, sono tornato a essere visto e ero troppo... mi sentivo ignorato, nessuno mi guardava. Ti guardavamo noi da qua. No, perché a furia di affacciarmi mi stavo facendo la gobba, hai capito? Allora, chi sono queste tre Barbie? Cioè, due Barbie e un pupazzo. Vabbè, la Barbie... Che persona orribile che sei. Perché adesso non so. Comunque, dalla mia sinistra di qua, quindi con i capelli rosa, lei è Vittoria. Ok. E lei è la make-up artist. Infatti sopra nella scatola ho scritto Barbie Mua, che sarebbe make-up artist, le iniziali. Quella in mezzo sono io, quindi Barbie PH, quindi photographer. E invece quello sulla destra è Ken, però io ho giocato un po' sul film, il fatto che nel film Ken non è preso sul serio, lui vuole... Allora ho cancellato il nome di Barbie come se l'avesse cancellato Ken, come fa anche nel film quando c'è lo striscione, e ho scritto Ken a Biro, e Ken PH, e lui è... Quindi praticamente questo qui si può definire l'immagine del gruppo. Questa, esatto, è l'immagine del nostro gruppo, sì. E poi il film al completo. Abbiamo un sacco di altre che stiamo facendo super carine, poi usciranno, sì. Ok, ovviamente questa immagine è tutta modificata, non è che siete voi dentro a dei cartoni. No, l'unica, le cose vere siamo noi con i nostri vestiti, i nostri accessori, e tutto il resto l'ho creato io, l'ho modificato, ho preso della sabbia che l'ho fatta diventare rosa, ho preso delle immagini di mare, di cielo, le palme, il cagnolino
di Barbie, qualcosa tipo come i palloni. Il pallone, l'ombrellone, eccetera, l'ho reso tutto rosa, tutto fucsia. Ho preso la scatola di Barbie e poi ci ho messo dentro e poi ho ricreato tipo come se ci fosse l'effetto della plastica davanti, l'ombra dietro di noi nella scatola, perché noi appunto siamo dentro la scatola, eccetera. Quindi sì, le uniche cose vere siamo noi. E per fortuna, che qui ho dei seri dubbi, ma siete veri o siete delle IA? Non siamo veri. No, okay. Perché tante modifiche ora, aspetta, mi sto un attimo ricredendo, ma questo è tutto IA. No, però è stato divertente perché mentre ogni volta che noi scattiamo le pose devono essere sciolte eccetera, in questo caso dovevamo essere super rigidi perché dovevamo sembrare delle bambole. E quindi ad esempio soprattutto per me mi hanno cambiato il braccio 800 volte, io non vedendomi, io in genere sto dall'altra parte della macchina fotografica, quindi quando era il mio turno, Fabio, no, metti la mano così, no, così, no, così, no. però dai, è stato divertente. Ok, abbiamo visto anche le foto e la vostra bravura nel far sembrare tutto non più vero. Non è più naturale. Però ovviamente oltre a fare questo facciamo anche appunto ritrattistica normale come avete visto all'inizio. Sono rimasto un po' perplesso per queste richieste assurde di tante modifiche. Perché? Perché io in pagina ho l'angolo dei cosplay e chiedo sempre ai cosplay che contatto delle foto al naturale, quindi senza modifiche e nulla, praticamente solo loro in posa. Infatti qualcuno ha detto vabbè, ma però non prendi il meglio di me. Io invece penso che è il contrario, cioè le modifiche dipende. Fanno sì che non sei più tu, cioè come ho detto le modifiche completano la foto. Dipende che tipo di modifica. Se tu mi dici fammi gli occhi grandi, cambiami il naso, allora che mi cambi la tua mimica facciale eccetera, ok, ci sta che non sei più tu. Ma nel momento in cui io ti faccio una foto dietro un muro o dietro ti creo un altro tipo di mondo, ok? Colline col castello, tu mi rimani tu perché io te non ti tocco. Ho soltanto ampliato la tua fotografia, quindi in quel caso io non vado a cambiare te, io vado a cambiare tutto l'insieme. Quindi ho reso la foto, come dicevo prima, completa. Se tu invece mi chiedi, sì, però io voglio il naso più piccolo, voglio gli occhi grandi, fammi le labbra più strette, in quel caso lì poi io te lo faccio se tu me lo chiedi, però non sei più tu. Allora in quel caso lì dico sì, in quel caso non ha un senso perché non ce l'ha, cioè comprati una maschera e fai prima. Però se io devo modificare invece tutto l'ambiente e devo crearti un potere perché tu fai un personaggio che ha un potere e poi però mi fai questa, nella posa mi fai questa posa, ma io qua non ho il potere, per me è una posa che non ha un senso, io non lo vedo sto potere, perché tu mi fai così? Allora io ti vado a mettere la fiamma se per caso c'è una fiamma, quindi in quel caso per me è più giusto ed è più completo crearti questo. Dici tu per completare la foto? Sì, esatto, non andare a modificare. Per completare te, proprio il cosplay. Esatto, sì, esattamente. Sì. Però una modifica fatta come quella lì a Nicola è sì, un po' troppo. Va bene fino a quando è quella di Elsa, che alla fin fine ci ha messo solamente il ghiaccio e un po' attorno. No, anzi, io preferisco quelle di Nicola, perché Nicola era tutto giusto, nel senso, lui ha ricreato un personaggio nell'ambiente giusto. Quello di Elsa, ok, io sono andata a ricreare solo quello perché per fortuna esisteva il bosco. Nicola era sott'acqua, io come facevo a ricreare una casa sott'acqua? Dove vado a prendere, a fare uno scatto di Nicola sott'acqua? Bene, io l'ho ricreato, quindi Nicola avrà lo scatto di lui sott'acqua. Ma nella realtà non avrei mai potuto farlo. A meno che non c'è un relitto che abbia una bella camera e uno va sotto con le tutte da sub, ma è un po' è diverso. Ok, quindi praticamente sono io quello strano che cerca l'originalità. Non so, dipende da cosa tu intendi con originalità. Perché l'originalità, allora, forse è più quello che faccio io. La foto così
E io mi fai lo scatto, io sono così e dietro questo, se per te questo è originale va bene, per me no. Perché ti dico, molti cosplayer si dedicano molto alla cura del costume e raffigurare al 100% il personaggio. Se uno, viene con modifiche digitali, assomiglia più di uno che ci ha buttato il sangue, cioè, capito? Perciò io chiedo sempre l'originale, non il modificato. Ma no, allora Federico, quello che non è, forse non è chiaro, è che noi non andiamo a modificare la persona, quindi non andiamo a modificare il costume, non andiamo a modificare nulla di tutto ciò. Noi andiamo solo, o meglio Nadia va solo a modificare quella che è un'ambientazione, tipo io ho fatto degli scatti di ritrattistica per Zelda e dietro c'era l'ambientazione di Novegro. Se questa ragazza qua, che è la stessa che ha fatto lo scatto fotografico di Destiny, quella con le ali dell'angelo, se lei avesse chiesto di entrare nel mondo di Zelda, Nadia gli avrebbe ricreato con lo scatto fotografico originale, quindi il mio, tutta la sua ambientazione dietro e avrebbe fatto uno scatto fantasy al 100%. No, però non sarebbe andata a toccare... A meno per gusto personale, a meno così tendiamo a dirlo. La foto per esempio quella lì di Baywatch, vostra, quella va bene, per il semplice motivo perché siete andati a modificare solamente un po' la luce del sole, avete messo il gabbiano, cioè vi siete ritoccati anche voi? No, noi no, io lì ho messo, però ho messo un po' di roba, perché io se vai nella pagina NV Digital Art... Comunque le foto, almeno la prima foto di un carosello deve essere fotomanipolazione, perché quella pagina è stata creata per quella. Quindi in quella di Baywatch io ho messo. Okay, secondo te cosa ho messo? Gabbiano, luce e la schiuma del mare. Ok, gabbiano, luce, schiuma del mare. Io ho messo sì il gabbiano, ma ho messo anche... il salvagente dove sta il gabbiano, esatto, sì, quello intendevo io, cioè proprio il pilastro, la come luce si c'era, la luce c'era perché eravamo al tramonto, però l'ha accentuata di più, no, è proprio nello scatto io non ho accentuato la luce, io ho ripreso il cielo dietro e quindi ho tirato giù la luce del cielo dietro per far vedere che non era bianco, però la luce c'era proprio, noi abbiamo preso proprio l'ora dorata, l'abbiamo fatta apposta quello scatto così. Però poi io sono andata a mettere la ruota panoramica perché nello scatto era troppo piccola, quindi io ho dovuto ricreare la ruota panoramica. Poi ho creato anche il... come si chiama? La torretta, sono dovuta andare a mettere la torretta, mentre invece il mare è tutto vero. È rimasto perplesso. No, non è cosa. Che dico io? Dico... Io l'ho vista la foto, non ho visto tutte queste cose. Lo so. Allora, vediamo un attimo. Cioè, io non ho visto tutte queste modifiche assurde. Perché non sono assurde, perché io cerco di renderle il meglio possibile, che siano meno visibili. Ovvio che se è una cosa fantasy, non esiste nel mondo reale, tu lo vedi. Ma se non è nel mondo io reale... Io la ruota non l'avevo proprio minimamente andata a cecare. Cioè, pensa un po', io me ce l'ho messa. Cioè, con o senza, per me è la stessa cosa. Invece per me arriva la foto. Ok, gabbiano, ok, ci sta. Non mi dire che hai aggiunto anche la torretta del bannino. Sì. Questa mica ce l'abbiamo in Italia noi, questo tipo di torretta. No? No, fatte così. Vabbè, pensavo che lì andava bene, cioè... Certo, io no, perché c'è il 4 anche girato, quindi è come se fosse una foto. Lo so, io l'ho fatto, è questo che io dico, non è... Poi anche l'altra cosa, che non è facile fare questo tipo di foto, perché io devo trovare in stock dei pezzi che comunque incastrati nella foto vadano bene, che abbiano... Poi devo cambiare luce, ombra e tutto per renderla amalgamata con la foto, e non è mica facile.
No, che sta andando a cercarmi veramente meglio ora, capito? Ok. E poi c'erano le persone. Ho detto, vabbè, il sole l'avrà accentuato di più la luce. Vero. No, il sole è vero, il sole era proprio quello. Invece sono andata, appunto, come dicevo, a togliere la luminosità del cielo per riprendere il cielo che c'era sotto, perché quando tu scatti, soprattutto con un diaframma molto aperto, il cielo risulta bianco e a me non piace, e quindi... Ma perlomeno quello che ho detto, la schiuma del mare, è vera? O l'hai aggiunta tu? No, quella è vera. Il mare io non l'ho toccato, così è lo scatto. Ah. Le cose che sono andata ad aggiungere, te l'ho detto, sono la torretta, la ruota panoramica... I due gabbiani. E i due gabbiani, sì. Esatto. La ruota panoramica anche perché? Perché eravamo a Rimini c'è la ruota panoramica. Infatti. E poi riprendeva la ruota panoramica di Santa Monica, però era troppo piccola, noi la vedevamo ma era veramente piccola, io ho dovuto farla un po' più grande, se no non si vedeva nella foto. Quindi l'ho trovato un'altra ruota panoramica e l'ho messa. Ah. No, perché io sapevo che a Rimini c'era la ruota, perciò ho detto, vabbè, è una cosa normale. Però eravamo noi, era troppo lontano. Ah, ok. Non perciò, vabbè, la ruota per me non era un problema, perché so che esiste lì, quindi ok, vabbè. Oh. Quindi la luce del sole è naturale? La luce del sole è naturale, certo. Io qui, per esempio, avrei detto che era modificata. No. Per accentuare di più un po' il contrasto dell'orizzonte e quant'altro. Ok, tipo, se ti dico una cosa ti offendi? No. Cose da malato. E questo è niente, cioè quello di Baywatch è una minima, una semi manipolazione. Una bazzecola. Una bazzecola, sì. No, vabbè, dico proprio tutto il contesto di... è da malati. Te considera che in questo momento... È particolare, più che non si vede, però che c'è, uno non ci fa caso, è da malati, eh? No, eh sì, ma deve essere così, cioè se io devo fare una cosa, la devo fare bene, tu devi, non devi capire che è finto, poi fino a un certo punto, ripeto, se è una cosa fantasy, per quanto io cerco di renderla reale, lo sai che è finto, ma in una foto reale... E devo fare una fotomanipolazione, devo capire come renderlo il più reale possibile. E pensa che a Vinci abbiamo fatto anche un matrimonio a tema nerd. Ed è quello che ci stiamo adesso anche sponsorizzando e specializzando, i matrimoni fantasy nerd. Con fotomanipolazione. Con fotomanipolazione. Ok. Sì, cioè... È bello, però anche da malati. Deve piacere. No, è perché dico, vabbè... Alla fine è la stessa cosa che fanno invece gli addetti agli effetti speciali nei film. Sono la stessa identica cosa, solo che lo fanno nei film, io lo faccio nelle foto. Però... Tu vuoi vedere un film fantasy con poteri e robe varie... con scenari che non esistono loro ci passano anni dietro e io faccio, non ci passo anni, ma ci passo un bel po' anch'io. A proposito di tempo, per creare una foto come quella lì di Nicola, diciamo così, quanto tempo ci occorre? Allora, ogni foto ha un suo tempo, allora una fotomanipolazione intera come quella di Nicola io ci avevo impiegato più o meno 4 giorni. Ok, non fa per me, non voglio fare il fotografo. No, vabbè, ma il fotografo è una cosa. Io in questo caso sono una fotomanipolatrice. Ok, fotomanipolatore, non lo voglio fare. Però quella di Baywatch, quanto ci ha impiegato? 6 ore? Sì, più o meno sì. No, è troppo, anche 6 ore, troppo. Io i video che faccio li faccio in un'ora. E invece le foto normali, quelle editate normalmente, ci impieghiamo mezz'ora, un quarto d'ora, dipende. Ah, ok. Quindi comunque non è che c'è bisogno sempre di 2-3 ore appresso ad una foto? No. Dipende cosa vuoi fare nella foto, cioè se vuoi editarle normale, no, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, se proprio vuoi essere puntiglioso, tipo nel... Editare normale, che significa? Senza effetti speciali. Senza e che vai a modificare? E vai a sistemare semplicemente luci e ombre e un po' i colori. Ah, quindi ok,
abbassi, alzi la barra di misura e gioco è fatto. Non è propriamente così, sì, però sì. Indicativamente, sì. Praticamente un po' come faccio io con Instagram, che abbasso i valori e ora alzo i valori e ho fatto. Sì, non è propriamente così, vabbè. Però se la vogliamo mettere così, diciamo che è così. Ignoranza parlando è così. Ok, siamo arrivati ad 1:05, quindi vi faccio giusto le ultime due domande. Le ultime due domande di chiusura. Oltre ad essere dei fotografi, avete mai pensato di veramente di essere dei cosplayer? Ogni tanto lo facciamo in realtà. Vabbè, a parte non... quello di Baywatch, quindi lì no, è un'altra cosa. Nel senso, ad esempio, a Vinci io mi sono vestito, oltre a fare le fotografie, io mi sono vestito anche da vichingo. Al Festival dei Supereroi ero vestito da Peter Parker Reporter. Io ero vestita da Luigi di Super Mario e Vittoria era Super Mario, ad esempio. Vanno d'accordo loro due, sì. Cioè proprio a coppia. Sono come due sorelle in realtà. Io e Vittoria ci conosciamo da quando abbiamo 3 anni, abbiamo fatto l'asilo insieme, l'elementare insieme, anche le superiori. Ok, sì. Quindi lo sai, Fabio, che hai sempre torto quando parli in mezzo a loro due. Ma quello è sicuro, ma a prescindere. Vabbè, a parte che sono donne e hanno sempre ragione, quindi ok. Però c'è anche la complicità, hai capito? Ma ti posso dire che siamo d'accordo sempre, al 99% sempre. Cioè magari l'1% che ogni tanto, magari io dico una cosa e loro ne dicono un'altra. Che sono queste cose, mio Dio. Guarda che è difficile per in un posto di lavoro trovare comunque colleghi affiatati. Sì, è difficile. Questo è vero. Ok, domanda di chiusura, così ce ne andiamo tutti quanti. Progetti futuri? Tanti. Dai, spiega. Un spoiler se volete, perché alcuni non dicono nulla perché sono abbastanza superstiziosi. Quindi no, magari noi no, perché... facendo qualche spoiler se la tirano brutto. No, noi bene o male tutti i progetti che abbiamo sono già tra virgolette in tavola, nel senso che li dobbiamo soltanto avviare al 100%. Tra quelli che ti ho già anche citato sono i matrimoni a tema nerd. Oltre ai classici che facciamo, ci stiamo proprio sponsorizzando a livello nerd per dei matrimoni. Quindi siamo in collaborazione con magari delle agenzie piuttosto che con dei ragazzi che creano eventi. Questo è uno. Poi io il mio progetto, un altro progetto che ho, è collaborare con agenzie di camper. Camper? Quindi... camper, fare il fotografo itinerante, quindi andare in giro e fare delle fotografie di ritrattistica oltre che di still life, lo still life è per i prodotti, e andare in giro per il mondo a fare questo tipo di lavoro e portare avanti sempre il progetto anche con Nadia e Vittoria. Poi l'altra cosa è che adesso ci vogliamo espandere all'estero, quindi per quello che ti dicevo prima, che se tutto va bene magari andiamo anche alle fiere in Olanda, in Inghilterra, magari in Belgio, eccetera. Quindi noi ci piacerebbe un sacco espanderci anche all'estero. E poi, vabbè, tanto siamo una macchina di idee, perché poi vogliamo fare una cosa nostra sugli dèi greci, così, giusto per... E poi tante altre cose. Adesso vediamo, abbiamo un po' di collaborazioni in ballo. Ma... Tentare di fare un salto a San Diego... Allora, San Diego è il massimo del massimo, nel senso che si sa che è la fiera più. Però prima di San Diego abbiamo Luca. Vabbè, sapete parlare inglese, penso. Quindi sì, sì, sì. Potete tranquillamente andare a San Diego. Sì. Fate un'esperienza. Non ho capito. Delle fiere, San Diego è il goal massimo. Vabbè, sì, appunto. Perciò dico, se uno deve fare il salto di qualità, lo deve fare direttamente dove la qualità. Ci servono solo un po' di soldini, ma poi magari arriviamo. Penso un 50.000 si rompe per andare a San Diego.
perché tra, iniziamo piano piano. Tra viaggi, aereo, spostamento. Io non so neanche quanto costi entrare a San Diego, cioè la fiera, magari costerà anche un sacco, non so quanto è il biglietto della fiera. No, vabbè, pensavo che sarà sui 50, 60. 100 dollari. 50, 60, 100. Perché io sono stato a New York 15 giorni e noi tra il volo, l'albergo e quant'altro abbiamo speso intorno, anche con cibo e quant'altro, sui 7.000 euro, più o meno. Cioè, la cosa è che c'era anche la fiera del cosplay lì a New York, soltanto che noi l'abbiamo saputo troppo tardi, però quando mi sono informato per il prezzo era intorno ai 100 dollari l'entrata. Un giorno. Cazzo. E in Germania, ad esempio, un giorno, mi ha detto questo, me l'ha detto una cosplayer, costa intorno ai 150, o un giorno o due giorni, non mi ricordo. Ma pure due giorni, cioè 75 euro al giorno, un po', cioè, adesso pavanni. Esatto, hai detto la parola giusta. Cioè, vabbè. Tanti progetti e tante idee. Ovviamente la prossima deve essere il Comic Con a Napoli, no, il Comic Con lì, già... il Comic Con lì ce lo siamo segnati, esatto, forse se tutto va bene ci veniamo quest'anno. Ok, se sono ancora vivo ci vediamo molto volentieri. Ci chiedi poi una foto manipolata. Ti facciamo diventare Hulk. Ma non vuoi diventare Hulk, esatto. Cioè, hai la possibilità di essere Hulk. Poi mi vedono da vicino e dico, perché mi hai preso per il culo? Perché me ne frega, tu basta che la metti nelle... No, tu gli devi dire che adesso non eri trasformato. Esatto, cioè... Perché mo sto calmo. poi vedo Nadia e mi incazzo. Questo è vero. Ok, dai. Siamo arrivati alla fine di questo video. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito e soprattutto per chi vedrà questo video e dirà: ma quella è Nadia, quella è Fabio, della... De pazzi, Ok, ricordo a tutti coloro che vogliono seguire l'attività, possono trovare il link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Telegram, mi posso incagliare per dire tutto perché tanto so tutti i social. Ricordiamo i contatti di Fabio e Nadia e di Victoria, che sono? Allora, di Nadia è NV Digital Art e il mio invece è Fabio Fasciana PH. Che fanno parte del gruppo? NV Digital Art. Ok, ringrazio nuovamente tutti. Alla prossima! Ciao! Ciao! Shoryuken!